La ricchezza di un patrimonio monumentale, ampio e vario, di ogni epoca, dalla preistoria più oscura sino all'età contemporanea, è quello che caratterizza la Sicilia. Le vicissitudini storiche hanno fatto sì che di ogni dominazione si conservino testimonianze monumentali, ma anche forme d'arte che trovano risvolti nell'artigianato, nell'agricoltura, nella cucina e persino nei modi comportamentali. La varietà di tali elementi fa sì che spostandosi da un luogo ad un altro si riscontrano sostanziali cambiamenti e si creano occasioni di nuove conoscenze. I templi dell'antica dominazione greca, i teatri, i mosaici ed i castelli costituiscono di certo un richiamo di grande impatto emozionale, ma altrettanto importanti sono le emergenze monumentali scaturite dalla vita materiale e le testimonianze storiche antiche e recenti, come quella che ha sconvolto nel gennaio del 1968 una vasta area della Sicilia occidentale. Un territorio le cui condizioni di vita sembravano ferme da secoli. Un'area geografica dell'Italia caratterizzata da un'ampia valle entro cui scorre il fiume Bilice, costellata sulle alture che vi si affacciano di piccoli agglomerati urbani, fatti di piccole case, con muri costruiti con sassi informi legati insieme con malta di calce e sabbia, muri che alla prima scossa tellurica avvenuta il 14 di gennaio, senza alcun preavviso, si trasformarono in cumuli di detriti, rovinando senza misericordia. Sembrava un episodio passeggero, ma quella notte, nonostante il freddo, molti preferirono dormire fuori casa. Il giorno successivo, il 15 di gennaio, vi fu il colpo di grazia, la violentissima scossa sgretolò anche le costruzioni più solide, causando oltre un migliaio di vittime e lasciando 90.000 persone senza un tetto sotto cui ripararsi. Era gennaio e in Sicilia il freddo e il caldo sono sempre estremi, una tragedia inimmaginabile. Quelli che seguirono furono giorni amari e tutto il mondo puntò gli occhi verso questa zona che sembrava non fosse mai esistita, che non contasse nulla, abbandonata alla funzione presepiale delle entità agricole pastorali che suscitano meraviglia per lo stato di povera ma dignitosa autonomia in cui si viveva. L'epicentro del sisma venne individuato proprio lungo il corso del fiume Belice, tra Montevago e Salaparuta, e tutti i centri attorno subirono catastrofiche distruzioni. I danni diminuivano man mano che l'onda tellurica si dilatava da quell'inferno. Quando lo sciame sismico si esaurì con il suo ultimo agognato sussulto di assestamento, ebbe inizio la fase della ricostruzione dei centri maggiormente colpiti e per tutti si preferirono zone più sicure e solitamente più a valle. Ma uno in particolare ebbe una destinazione estremamente nuova e si tratta di Gibellina. Del paesello non rimanevano che alcune case,
che erano state costruite con blocchi squadrati e l'uso di cemento armato, ma tutto il resto dell'abitato era ridotto a cumuli di macerie, senza alcuna forma. La scelta del nuovo sito, che dista una ventina di chilometri dalla vecchia Gibellina e si trova nei pressi della nuova autostrada Palermo-Mazara del Vallo e vicino alla ferrovia, fu lungimirante e la sua realizzazione ebbe una valenza di qualità superiore data dalla sensibilità del suo sindaco, il senatore Ludovico Corrao, persona colta e sensibile verso le forme dell'arte contemporanea. Convennero a Gibellina i più grandi maestri nei vari campi professionali, scultori, pittori, architetti, urbanisti. Si cimentarono in quella che fu una sfida culturale, la nascita di un nuovo centro che nel segno dell'arte sarebbe diventato un modello urbanistico di rinascita. Non sempre gli obiettivi colsero nel segno riguardo gli abitanti, cui fu imposto un modello di vita a loro estraneo, né vi furono nuove possibilità lavorative, e così molti preferirono abbandonare per sempre la propria terra, soprattutto i giovani. Tra i grandi artisti giunse a Gibellina Alberto Burri, che già aveva riscosso un successo mondiale per le sue opere trasgressive, che parlavano un linguaggio compositivo privo di schemi e canoni. Il suo è un idioma dove la forma è totalmente priva di riconoscibilità, poiché si ispira a concezioni plastiche che scaturiscono da esperienze che l'artista ebbe modo di maturare nei momenti di malinconica solitudine, quando si trovava prigioniero in America nei primi anni 40, nel campo di concentramento di Hereford, in Texas. Osservando i colori di vecchie croste e le lesioni sui muri, concentrando lo sguardo su invasi fangosi rinsecchiti dal sole, Burri iniziò a manifestare un profondo interesse verso elaborazioni che traevano spunto proprio dalla casualità di certi stadi naturali della materia. Una volta rientrato dalla prigionia, abbandonò la professione di medico per abbracciare quella di artista. I sacchi sdrociti, la plastica bruciata, i rammendi ed i cretti furono i suoi soggetti preferiti che componeva seguendo il suo istinto. Della sua prima visita a Gibellina, ecco cosa scrisse lo stesso Burri. Quando andai a visitare il posto in Sicilia, il paese nuovo era stato quasi ultimato ed era pieno di opere. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito. Andiamo a vedere dove sorgeva il vecchio paese. Era quasi a 20 chilometri. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l'idea. Ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. Lo farei così. Compattiamo le macerie, che tanto sono un problema per tutti. Le armiamo per bene e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, così che resti a perenne ricordo di questo avvenimento. Quello che venne realizzato costituisce una delle più estese opere di Landhart che si conoscano.
Burri progettò un grande impianto quadrato da adagiare al suolo, entro cui le singole forme potessero assumere le sembianze e le proporzioni degli isolati di un centro abitato, i cui volumi erano forniti dalle stesse macerie, che venivano compattate e ridotte a schemi planimetrici ispirati a possibili isolati, e tutti di uguale altezza, sapientemente ingabbiati entro armature metalliche sulle quali si sarebbe compiuta l'opera purificatrice attraverso il loro rivestimento con un sudario di cemento bianco. L'assenza di colore identifica l'assenza della vita e la celebrazione della morte. Un evento di grande suggestione spirituale che si manifesta e rivive ogni volta che il visitatore si accosta all'opera e si inoltra nei meandri delle sue viuzze che invitano alla percorrenza, nonostante le forti pendenze, dove si ha la costante coscienza di quello che lo circonda. Imponenti catafalchi ripieni di macerie che hanno procurato morte, ricomposti in volumi stereometrici che non trasmettono alcuna riconoscibilità del primitivo tessuto urbano, ma si fondono in un unico grande impatto emozionale. L'angoscia che solitamente assale il visitatore che si inoltra per i ruderi dei paesini distrutti dal terremoto, che mostrano di tanto in tanto ancora i segni di una vita vissuta, entro il cretto di Burri non la si avverte, ma si è consci di una spiritualità che avvolge l'intero ambiente dove il cretto si adagia e diffonde un sentimento sublime di recupero della memoria storica, ponendosi come segno nel territorio e manifestandosi come catarsi. Recentemente, il cretto di Burri, rimasto incompiuto per tanti anni, ha avuto il suo completamento e presto riceverà anche il necessario restauro delle parti ammaloratesi nel tempo, così da rendere l'opera nella sua omogeneità concettuale, secondo il pensiero dell'artista. Alzando lo sguardo lungo lo skyline delle colline, si affacciano angoscianti le pale eoliche, come croci nevrotiche su un Golgota senza fine. La connivenza della grande arte con queste installazioni tecnologiche mortifica il messaggio e ne svilisce il valore. L'impatto ambientale di certe opere va commisurato e deve tenere conto anche del danno che queste producono sul paesaggio e sulla sua bellezza. Il cretto di Burri è un sito della cultura contemporanea, poco visitato, ed ogni volta si sente un vago senso di angoscia percorrendo i vicoli di questi monumentali sepolcri bianchi, ed è come passeggiare da soli entro una delle sale del Louvre, circondati da un carico d'arte e di valore che possono solo farci soccombere. Sarebbe auspicabile che vi si arrivasse con una più agevole viabilità,
trovarvi un posto di accoglienza e di ristoro, e tanti, tanti pullman che portano visitatori da ogni parte del mondo, poiché questa è un'opera che merita la stessa attenzione di un tempio o di un teatro greco.